L'orto è una cosa bella, è una cosa importante. L'orto intendo i campi, perché qualcuno mi ha detto cosa ho proposto anche sul gruppo Abusi Mai Costumi. Ho proposto, dico, ci vorrebbe a Chioggia che si ricomincia a coltivare i campi, e questa potrebbe essere una buona economia, perché a Chioggia l'economia è sempre stata basata su pesce e campi. Ma io dico, a parte l'economia e a parte il business che ci si può fare sopra, l'orto è una gran bella cosa. Io il mio orto, come vedete qua, vedete un po', vediamo il prezzemolo, vedete come sta crescendo, l'ho tagliato 2 giorni fa. Abbiamo un basilico che è una cosa buonissima e con molto amore e molta energia sta crescendo in terra, e tutti si lamentano che il basilico in terra non cresce, invece basta dargli un po' d'attenzione. Qui addirittura abbiamo il sedano che pian pianino sta crescendo, ecco, contornato tutto da farinello. Come vedete queste foglie qua, questo si chiama farinello, se ce l'avete nel giardino cresce spontaneo ed è buonissimo, sa di ceci, è una favola, cresce spontaneo, lo chiamano spinaccio selvatico, si può mangiare cotto, crudo, in tutte le maniere, vi garantisco non si può sentire il gusto dal video, ma è buonissimo. Bene, poi qua abbiamo un po' di piantine, questo qui è radicchio estivo, che non serve più la sua stagione, però funziona bene, fatto cotto va benissimo, al vapore oppure lesso oppure anche buttato giù in padella. Di qua abbiamo una pianta che io vedo crescere giorno per giorno, 2 giorni fa era fino a qua, pensate, vedete come sta salendo bene, questa qui salirà, mi appoggerò qui sopra, ed è la zucca chioggiotta, ok, un bel fico che non può mancare perché un po' di dolce ci vuole. Poi se ci spostiamo più in giù in qua, possiamo notare che abbiamo dell'anguria, quella lì è la pianta dell'anguria. Ancora queste piante che io avevo messo per gli uccellini, ma visto che sono cresciute anche prima che gli uccellini se ne mangiano un po' le lumache, così mangiano anche un po' loro, e andiamo avanti. Ma la meraviglia delle meraviglie, ragazzi, è qua. La meraviglia delle meraviglie è qua. Riusciamo a mostrare qua? Questo qui 3 giorni fa, guardate, 3 giorni fa era piccolissima, fate conto che era così come questa, è una favola. Che adesso guardate, sapete cosa faccio? Lo facciamo, ecco, assieme a voi, prendiamo, si taglia qui, tac. Sono cose che io sto imparando, mi stanno insegnando, perché fino a poco tempo fa ero profano su questo. Guardate, cari amici e cari amiche, non fraintendiamo, per favore. Abbiamo delle buone zucchine, poi giriamo di qua, addirittura abbiamo le melanzane. Io sono ghiotto di zucchine e melanzane, perché ho scelto questo tipo di piante, perché le zucchine danno tante zucchine e le melanzane quando cominciano anche loro danno un bel po' di melanzane. Ecco, qui abbiamo quello che mi rimane dell'insalata riccia, anzi l'insalata rossa questa qui era. Poi abbiamo un bel po' di piante di pomodoro a grappolo. Di là abbiamo ancora pomodoro. In mezzo ci ho voluto buttare ancora sempre di queste piante che tra poco toglierò e cucinerò, questo radicchio estivo, che non è assolutamente da buttare via. Questi invece sono cetrioli, che vediamo che non si sa mai la sorpresa, staranno già uscendo qualcosa, ecco. Questi sono cetrioli, che adesso in questi giorni andrò a liberarli un pochino. Andiamo di qua, abbiamo dell'aglio selvatico. Anzi, no, scusatemi, questo è l'aglio nostrano. In mezzo qualche piantina, sempre per le lumache, questo radicchio estivo. Così ragazzi, io adesso è già da un po' che sto mangiando i frutti del mio orto e dell'orto dei miei amici, e non stiamo spendendo niente. Guardate questa zucchina, quanto vi costa comprarla questa zucchina? Ecco, qui non mi è costata niente, un po' d'amore. Alla sera faccio un po' di meditazione per i fatti miei, vengo qua, do da bagnare un pochino, tolgo via 4 erbette, vi assicuro che è una cosa che mi fa molto bene e farebbe molto bene anche a voi. Anime, riflettete che la terra è una cosa importantissima per noi e dobbiamo dargli questa importanza. Grazie dell'attenzione e grazie per condividere con me questo mio, come si dice, questa mia soddisfazione con il mio orto.